Nane Dumeo, Nane Dumeo, Nane Dumeo, su mundo argai, assicutera, non torra mai, assicutera, non torra mai, mai! Nel comune di Osilda, 266 abitanti in provincia di Nuoro, un paese molto carino con i nuraghi intorno, il campanile, la piazza del paese, in questo comune ha vinto l'elezione la lista civica Concordia, con 5 soli voti di scarto rispetto alla lista civica concorrente che si chiama Concoldos. Grande fantasia. Il problema è che, pare a leggere un'interrogazione arrivata in Parlamento, nei giorni prima delle elezioni siano state iscritte alle liste dell'anagrafe comunale 16 nuove persone, che su 266 sono abbastanza, in maggioranza romene o marocchine, soltanto 3 italiane, senza verificare i requisiti perché questo fosse possibile. Poi pare che, sempre dall'interrogazione presentata da 2 deputati, gli onorevoli Porcu e Murgia, diverse persone andassero in giro per ovili e campagne nei paesi limitrofi con i moduli di residenza in mano, a cercare gente da iscrivere alle liste oppure istruirle su come votare. Ora, a parte le richieste al ministro dell'interno di intervenire, il punto è che nel nuorese per molto meno si sono visti volare pallettoni e per qualcosa di simile si sono visti paesi commissariati. Quindi, a parte indagini o atti da parte del ministero, sarebbe buono e giusto che Concoldos e Concordia si stringessero la mano e pensassero a lanciare il comune nel firmamento delle bellezze sarde che sono assolutamente da visitare e accogliere i turisti con ravioli e dolci, non con inquietanti fori di proiettili sui segnali stradali.